Ma noi siamo in campo da alcuni giorni con un piano molto significativo che arriverà a dotare la città di 2700 posti letto per persone senza tetto. Quest'anno, tra l'altro, per la prima volta si sperimentano anche forme di collocazione in piccole comunità, appartamenti, via di questo passo, una cosa a cui teniamo tanto e crediamo di dover insistere proprio perché c'è un sacco di gente in giro per la strada. Proprio stanotte, ieri notte sono andato in giro anch'io a controllare che funzionasse il piano, sta ingranando, ci sono tante persone per la strada che vivono in una situazione di grande disagio, ma c'è anche proprio un esercito della solidarietà che si è messo in moto.